<laughs> yeah. Come on. You know why? Because we're so... <laughs> Eccoci qua, eccoci qua figliole figliole, come state? Come state? Durante la pausa mh, ho completato un po' di dialoghi con uh, i personaggi del mio gruppo e siamo ancora nell'Underdark e ci aspetta uno scontro piuttosto complesso, uh, che in realtà è bypassabile in vari modi, ma io lo farò, oddio, onestamente per modo di dire, ma quasi onestamente, mettiamola così, cercherò di farlo quasi onestamente. Adesso, in realtà, prima di fare quello scontro pensavo di uscire dalla porta principale, eh, vi dico la verità, dove è morto quel, quel Minotauro l'ultima volta, perché qua vicino c'è, ah, un altro Minotauro di solito, che è un incontro non così difficile in realtà, assolutamente fattibilissimo. Um, tanto qua questo Minotauro non c'è un cazzo, qua a livello di pozioni posso fare, beh, poco di interessante. Uh, perché qui c'è una delle armi più potenti del gioco. Che anche se è stata nerfata, è rimasta una delle armi più potenti del gioco. Che è la falara luve. La falara luve è quest'arma incredibilmente forte, uh, che praticamente uh, ha un buff Passivo. Hey, uh, no, non volevo parlare con te, Karlac. Uh, volevo. Ehi, hey. studiario, me lo fai leggere. Ok, perfetto. Dicevo, la live è bloccata. Regi la scena... Aspettate, sì, ci sono. Tanto non ho fatto niente di interessante. Ecco, la scena ora è giusta. Uh, adesso me ne accorgo. Sì, 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 sì. avete sentito l'audio. C'è un bastone della Vergine della Luna qua. Uh, che in realtà non è niente di che. Lo possiamo semplicemente rivendere. Antichi diari seluniti. Cumuli d'ossa. Qua c'è gente, eh, gente morta. Uccisa con ogni probabilità dagli sciariti. Comunque, siamo, come vi dicevo, nell'Underdark. Qua sopra ci dovrebbe essere tecnicamente un altro. Uh, uh, un altro Minotauro. Ma noi prima di andare dall'altro Minotauro saliremo qua su verso quella spada. Le spore fungine bisogna, sono comunicanti, ma eh, non ci servono al momento. Questa qua è la falara luve, come vi dicevo. È una delle armi migliori del gioco, soprattutto per una classe di supporto. Nel caso di Shadow Heart, credo che sarà l'arma che le darò per la maggior parte del tempo. La falara luve, la dovete estrarre. Eh, tra l'altro, la devo, la devo pronunciare in elfico. la luve, l'LLS, perché è la pronuncia elfica. Giustamente, Fate, potete fare paladino religione. Potete fare forza. Io ho tanto di forza e ho anche eh, guida, quindi. Quindi userò guida e la, la tirerò fuori sua... <ride> dal, dal suo letto di pietra con grande facilità. C'è anche un elmo qua ma non ce ne facciamo un cazzo. C'è una manita sciamante invece che è utile per la cosa. La falara l'uve ha questa abilità che si chiama melodia e grido. Melodia vi dà se non erro un bonus decente alla... Ve lo faccio vedere subito qua. Melodia, se cantate, eh, vi dà fondamentalmente un bonus di 1$4 ai tiri per colpire i tiri salvezza, che già è ottimo. Parliamoci chiaro se dovete colpire la roba. Magrido aggiunge, a tutti, eh, aggiunge una penalità di un dado da 4 ai tiri salvezza a tutti i nemici entro 6 metri e un dado da 4 da, tu da tuono extra. È un bonus mostruoso, è talmente forte passivamente e si aggiunge talmente bene ai danni che ne potete spudoratamente abusare all'interno del gioco. È veramente rottissima come cosa. Uh, ma adesso torneremo rapidamente... C'è un miconide che ci sta parlando, ma in realtà non stiamo andando dai miconidi. Adesso dobbiamo andare all'avamposto Serenita e fare l'altro giro. Perché dai miconidi ci andremo, ma non ora. Ma adesso passeremo da questa finestra, che è una cosa che potreste decidere di fare se non avete rotto il laser e non volevate passare da qua. Qui, in questa zona dove ci sono tutti questi stronzi pietrificati. ...compare a un certo punto un allegro osservatore, praticamente un beholder, ragazzi, anche se non è propriamente un beholder. Uh, questi sono esplosivi, tra l'altro, stateci attenti, le gambe... Le gambo torce sono esplosive. Fatele saltare in aria così vi levate dal cazzo. E qua muovetevi silenziosamente perché c'è un avversario che normalmente viene incontrato dalla maggior parte della gente a livello 4, io sono a livello 5 quindi sono molto avvantaggiato, ma è estremamente pericoloso, che è appunto un observer... L'Observer sta qui. Uh, in, in realtà, se attacca... Potete ucciderlo uh, in modo molto facilitato. Uh, se attaccate uh, attivamente una di queste figure pietrificate, l'Observer si sveglia e la cutscene uh, in cui compare si attiva. Quando l'Observer si sveglia, vi sorprende e vi inchiappetta. Uh, proprio vi inchiappetta malissimo. Uh, quindi... Bisogna starci molto molto attenti. Uh, lui è qua come zona. Se gli tirate una palla di fuoco o qualcosa, normalmente lo fregate e lo risvegliate. Io non mi ricordo la sua posizione esatta. Ma dovrebbe essere in questa zona qua, do esattamente dove ci sono i cosi. Io con Gale ho una palla di fuoco, bella piazzatissima. E con Karlack posso separarla momentaneamente e mettermi qua. Perché l'Observer all'inizio dello scontro va sempre su questa, su questa zona. Quindi Carlac lo dovrebbe poter ammazzare di mazzate. Normalmente i vostri personaggi iniziano sorpresi con l'Observer. Se lo colpite per primo e alle volte questa cosa non accade non ho mai provato a bagnarlo con l'acqua per vedere cosa succedeva se si attiva oppure no lo scontro grazie a Obifive per l'iscrizione proviamo subito ma prima di tutto, prima di qualunque cosa farò aste sullo scuro ciaddone poi terminerò il turno mi appiattirò con Gale un attimo con cuore scuro proverò a fare creare acqua E a vedere se lo becco. Dovrebbe essere qua lui. Disattiviamo momentaneamente i turni. E vediamo se lo becco con una bella fulminata. Perché dovrei averlo bagnato, ma non ne sono sicuro. Ah, non ho creare... Vabbè, proviamo con Frantumare. Non è qui. Non è possibile, è sempre stato qua. L'hanno L'avranno spostato? O era leggermente più in là. Proviamo con una palla di fuoco. Si è svegliato. No, vedete che era lì. Che strano. Comunque Carla che è ancora strano, non l'ho beccato, ma Carla che è ancora è ancora invisibile, mettiamola così, quindi posso sfruttare la rafica di colpi. Come non puoi raggiungere la destinazione, non è vero? Atterramento e picchiarlo al turno 1, senza problemi. Beh, Karlac? Karlac? Ce la fai? Non mi dire che si è buggata. Si impallata Karlac, fantastico. Niente, sei impallata Karlac, come attacco al cazzo. E quindi niente, eh, non è un buon inizio. Voi lui lo potete uccidere anche molto più facilmente in realtà. Eh, lo potete ammazzare molto più rapidamente, perché lui adesso depietrifica i draw che iniziano ad attaccarvi. E poi vi tira vari raggi molto fastidiosi. E poi si sposta qua. Ah no, si è spostato diversamente sto giro. Morde Gale, ma non me ne frega neanche un cazzo. Attacco di opportunità è ottimo, incantesimo da, da guerra. Uh, va bene, col 17. Stretta folgorante. È bloccato adesso. Mi è andata abbastanza bene. E vabbè, in realtà sono molto avvantaggiato. Perché, come vedete, col fatto che comunque è partito lo scontro prima che lo spectator ci, ci stupisse, in realtà abbiamo dei bei vantaggioni. Quindi non abbiamo grandissimi problemi. Con l'85% non dovrei avere. Gli ho attaccato Globo Radioso. Ora avrà sempre un meno uno per colpirmi. Ora ha 4 di Globo Radioso. 4 di Globo Radioso vuol dire che ha meno uno e tiri per colpire quattro volte. Quindi ora non colpisce praticamente più un cazzo. Lo sto tritando con aste, come avete notato. E non ho neanche dovuto usare il giuramento di nemicizia. Vabbè, allora, Karlak, visto che prima l'hai missato. Cos'è movimento non sufficiente? Ma mi prendi per il culo. Vabbè, farò passo del vento scatto e vaffanculo a sto punto. Che devo fare? Stordiamolo. L'ho stordito e perde il turno. E con lei, adesso in realtà, posso attivare la falara luve. Eh, potrei fare anche quella per. Mm, farò grido, ma e gli tirerò una mazzata in faccia perché ho il vantaggio. Non so perché non stia registrando le mazzate. Ok, ce l'ho fatta, è stordito. Dorn adesso è affascinato. Se io in realtà uccido lo spectator prima che lui faccia le sue cose, torna normale e poi mi parla. Comunque adesso uscirò dall'oscurità perché tanto me l'ha sparata in una zona abbastanza scema. Già cioè come vedete lo stiamo già tritando lo spectator. Aste e tutto il resto sono troppo forti, vedete. Colpo critico addirittura con, con questa. Lo spectator era stordito, esco dall'oscurità e lo ammazzo. No vabbè, ma non è possibile che io manchi l'80% ragazzi, eh. Cioè. Visto? Dawn si sveglia. Eh, lo spectator lo trovi nell'ampolla dei due zentarim che trovi nell'atto 1. Ma, la, ma non è... Eh, quando lo evochi... Quando lo evochi praticamente attacca chiunque stia nelle zone. Non, non è conveniente. Conviene andare a comprare l'arco che vi ho fatto vedere quando ho fatto la puntata dove sono andato dagli Zentarim. Ciao Fabio. Prima tu. Lui è Down, terzo figlio della casata Batò. Cos'è quello? È un frammento di memoria. Contiene informazioni preziose per me. Quale forgia? La forgia di adamanti. Lui vi svela che c'è una forgia di adamanti. Quali conoscenze contiene il cristallo? Vedete, poi lui vi attacca perché è scemo. Eh, in realtà normalmente... Lui vi attaccherebbe, tra l'altro questo è un, ottimo, eh, è un ottimo amuleto che trovate sullo Spectator. Lui normalmente... Eh, lo Spectator normalmente eh, risveglia tutti questi droppi pietrificati, ok? E voi normalmente ve lo dovreste trovare assieme ad altri 4-5 draw che vi attaccano contemporaneamente. Noi l'abbiamo ucciso così velocemente che i draw non, non si sono neanche presentati. Ma non ce ne frega un cazzo perché tanto Down durerà davvero poco con Carla. Che state a vedere. E voilà. <ride> E ora ce lo siamo levato. E in più c'ha tutti i bei ricordi della forgia che ci servono. Anche questo pendente della scarica è ottimo, per una soprattutto per una classe che usa l'elettricità. Infatti, credo che lo darò a cuore scuro, salvo che lei non abbia un pendente migliore. Uh, no, credo che non abbia un cazzo. Perfetto. Questo praticamente vi fa usare deflagrazioni di fulmini quando siete alla corta distanza. Se siete un chierico della tempesta, è particolarmente bello e utile. Uh, per quanto invece riguarda la... il frammento di memoria, se voi lo usate. Rivivete fondamentalmente il, la memoria della. Tra l'altro, oh, sono, sono stordito adesso perché mi è finita velocità. Sapete che velocità vi rende letargici quando finisce. Eh, comunque, se voi usate il frammento di memoria, vi appare questa scena in cui lui con Arcano può sondare i ricordi. Sperando che io riesca a fare il tiro di dado. Ce l'ho fatta. E vi spiega che c'è appunto questa forgia di Adamantio. Dove c'è il boss più difficile dell'atto 1. Anche se lo uccideremo molto facilmente. E ve lo farò, ve lo farò vedere con... Lo ucciderò usando... Un... Lo ucciderò con l'uccisione meme, ragazzi. Detta terra terra. Non lo ucciderò... Non lo ucciderò alla maniera... Cioè lo ucciderò in maniera stupida, ma lo ucciderò in maniera meme. Tra l'altro io adesso non ho, più, uh, non ho più slot, ma sono comunque abbastanza forte per ammazzare il bullet. Fatto sta che ho in posizione delle mani grande, la posso utilizzare su Gale che è messo malino. Eccoci qua. Scendiamo di sotto. Che ora arriva il bullet. Che qua c'è un'altra battaglia. Grazie Ruiho per l'iscrizione. Fallisce una prova di sopravvivenza. Qua in realtà c'è un condotto, lo potreste tappare con qualunque oggetto nelle vicinanze, ma ci sono altri modi per levarselo dalla, dalla minchia. Lo potrete anche disattivare, però vi beccate un po'. Ah, minchia, 30 di classe difficoltà? Non pensavo, eh, devo dire la verità. Va bene, scendiamo di qua, evitiamolo e basta. Scheletro. Successo percezione. Anche qua c'è uno zaino. Se lo togliete c'è un condotto, ma non c'è dentro niente di utile in questo zaino. E qua dentro invece c'è un altro condotto disattivabile, che però è un po' problematico. Uh, in realtà, volendo, se avete qualunque cosa di, uh, di statico. Ah, tipo anche luci danzanti dovrebbe funzionare. Mi sembra che lui le abbia, la abbia in libro degli incantesimi. Oh Shadow Heart, lui dovrebbe avere luci danzanti, no? Cuore scuro non ce l'ha, lui non ce l'ha. No, non ho mai preso Lucidanzanti. Lucidanzanti, ragazzi, è un incantesimo, stupidamente non l'ho preso. Lucidanzanti è un incantesimo piuttosto utile, eh, perché fondamentalmente, se voi lo mettete sopra le, le zone dove ci sono le trappole, conta come un peso e le blocca. Grazie, Rufo, per l'iscrizione. Puoi resuscitare il Beholder con l'abilità la del tizio della colonia? Sì, Enir, mi sembra di sì. Tra l'altro, il Beholder ci dovrebbe aver smollato anche questo. Eh, potentissimo occhio dello spectator che ha, che tira dei raggi molto cattivi, lo diamo a Karlak per il momento, in realtà mi conviene darlo a Gale, così gli do in realtà delle opzioni con dei tiri molto più potenti. Sono raggio di ferimento e raggio di paura, sono delle magie di necromanzia molto potenti, non vanno sottovalutate ragazzi. Comunque andiamo qua sotto e picchiamo. Sì, lucidanzanti conta come peso, lucidanzanti lo puoi utilizzare per disattivare le trappole, qua mi becco le isolazioni tossiche ma me ne batto il cazzo. Vorrei che gli altri mi seguissero ma ovviamente non mi seguono Perché hanno paura di avvelenarsi E si è presa un botto del Cristo da esalazioni tossiche e lui invece hanno fatto tutto il tiro salvezza meno Carla, che tra l'altro dovrebbe essere quella col tiro salvezza migliore su quelle robe lì, perché è un Monaco. Ah no, Monaco forse non ha costituzione. Comunque, adesso dovrebbe comparire il bullet infatti, vedete che c'è l'autosalvataggio. Il mio paladino è un po' indebolito perché non ha quello che deve avere, ma io mi farò addosso giuramento di inimicizia adesso. E colpirò come un bastardo. Vedete, ora compare. Attivazione modalità a turni è qui, lo vedete? È qua sopra. È già il nostro turno, e io in realtà con Gale dovrei già avere la possibilità. Mm, forse con cuore scuro è meglio. Ah no, cuore scuro l'ha buttata per terra. Abbattuta. Anche Carlac l'ha abbattuta, niente, mi è andata di sfiga. E allora ritirerò un dardo di fuoco sperando che esca. Non è uscito. Sedley non è uscito. Eh, il bullet uh, c'ha sta roba qua che. Forse se gli tiro. Un fuoco della. No, vabbè, aspetto il turno. Eh, infatti, lo sapevo. Sto balordo esce. E fa un delirio. Gli altri, tra l'altro, non sono in combattimento. Adesso fa molto ridere questa cosa. Adesso sono in combattimento. E con Gale lo posso tritare. Il bullet, quando esce, fa sempre sta scena. La trovo sempre divertente, ma comunque. Tiriamogli una tripla dall'alto. Ha tanto di difesa, quindi bisogna starvi attenti, eh. Allora, io ho il 91% di vantaggio, ma non ho gli smite, quindi un bullet è pericoloso, perché comunque ha 5, a 5 livelli, ragazzi. Non dovrei avere più aste, ma ho preparare. No, mi sono inculato, sono un coglione. Carico. Ricarico. Pensavo di essere abbastanza vicino, invece sono stato molto sciocco. Sì, Karlak Monaca è molto più forte, ragazzi. Estremamente più forte. Monaco in generale, come classe melee, è molto più forte di tutto. Comunque, torniamo e picchiamolo normale, senza, senza fare cazzate. Che comunque gli faccio un bel danno, come vedete. Ora tocca a Shadow Heart. Che comunque resta un chierico della tempesta con frantumare e gli può tirare una bella mina. Ah, però adesso non ha l'abilità del max danno. Il bullet ora attaccherà me. Fa un casino di danno sto bastardo. Però almeno ha un attacco solo. Allora, con scatto dovrei raggiungerlo e riuscire anche a stordirlo. L'ho mancato, incredibile. Eh, l'ho preso ma ha superato il tiro salvezza purtroppo. Tocca ancora a me. Sarebbe cosa buona e giusta. Be bersi una pozione di guarigione seria qua. Grazie per l'iscrizione, Giov eh, Gladi. Molto bene, ora sono bevuto. Continuiamo a picchiare. L'ho mancato. Grazie, Dracons, per l'iscrizione. Oh, L'ho mancato con 2,80%. L'ho mancato con 2,80%. Non voglio neanche commentare questa cosa. Oh, My fate will protect me. L'ho preso di striscio. Ora tocca al bullet. Che quasi mi ammazza. Adesso Karlak. Ah no, ho già usato il turno di Karlak. Per qualche motivo. Non ho più i punti ki. Ecco perché non lo attacca. Vabbè, gli fa comunque male. Oh, ma lo sto mancando con tutto, è incredibile! Cioè, sto facendo 1-1-1-1-1, è una roba fuori di testa questa. Comunque, gli è meno Non è possibile, ho l'88% di probabilità di colpirlo! Come fai?! Vabbè, me ne vado, vaffanculo. Sto facendo solo uno! È veramente incredibile sta cosa. Tiro un bless a Karlak, tiro un bless a lui e tiro un bless a lui. Così non posso più mancare niente e curo anche lo scuro Chadone. Ecco fatto. Adesso scava e risale, no? Bisogna... Dist bisogna... Ah, oh, si è curato il bastardo. È la prima volta che mi scappa. Non mi era mai scappato il bullet. L'avevo sempre ucciso al primo turno. Dove cazzo scappa il balordo? L'avevo sempre ucciso alla prima botta. Fatemi ricaricare, non voglio che scappi. Piuttosto mi faccio ammazzare il personaggio. Ma... Doppio missile all'88% è meraviglioso, ragazzi, comunque, eh. È strabiliante. Ah, lo ritrovi dove c'è la corteccia. No, non lo voglio combattere lì, voglio ucciderlo adesso, Fabio. Ho mancato 4 attacchi del monaco, ho mancato 2 attacchi del paladino, va bene tutto, ma cioè, una certa anche basta, cazzo. Cioè, 88% di probabilità di colpire, col vantaggio, eh. Eh, che cazzo. Voglio anche vedere che non lo prendi. E eh, adesso l'ho preso. Boh... Vediamo se riesco a levarmelo dal cazzo. Io comunque un bless glielo tiro lo stesso. No, se ne è scappato lo stesso il maledetto. Se ne è scappato lo stesso, lo dovevo uccidere più velocemente. Lo vo non voglio rincontrarlo dopo, quindi tornerò all'inizio della battaglia e stavolta lo ammazzerò alla vecchia maniera. Vaffanculo. Anzi, ah, tornerò qua. È incredibile quanto io stia mancando i colpi fa facilissimi comunque. Eh. Il monaco è così forte, sì, Jovla. È letteralmente la, la classe ML più forte del gioco. Senza se, senza ma. Monaco Tavern Brawler al momento è la classe melee più forte del gioco non c'è... certo lo devi multiclassare con determinate classi ma è... è disgustosamente potente comunque farò così tossina semplice almeno si becca un po' di veleno lo stronzo Va bene, lo bagno. E mi curo. Questo ora mi attacca. Mi ha mancato, ma è andata bene. Con Karlack, io non ho molti punti chi a disposizione al momento. Uh, ma mi serve quindi ora salvo e vado a stordirlo 75% e eh, ho salvato. Ricarico se lo manco, eh l'ho stordito. Così doveva andare, cazzo, prima. Adesso salvo, colpo senza armi. Non gli ho fatto neanche molto danno, ma va bene così. 80% con, con questo stronzo pure stordito. Che dovrebbe perdere il turno. Bevo questa e schiaffi. Cioè. Non è possibile sta cosa, ragazzi, non è. Non è possibile, va bene tutto, ma cazzo, ma non posso fare boh, 16U. Cioè c'ho vantaggio, tiro due dadi per sta merda, capito? Tiro due dadi, Vuol dire che tipo ho fatto 1 2, 1 1, 1 3. Eh, eh, ma dai! Ah, Allora. Ok, ora lei in teoria dovrebbe potergli fare molto più male. Uh, perché lui è bagnato quindi prende il doppio danno dell'elettricità. Non gli ho fatto molto danno, ma un po' di danno glielo ho fatto. È stordito, ha perso il turno, si è beccato i danni da veleno. Speriamo che questa sia la volta buona. Mm, ma sì. Non ho purtroppo più gli attacchi chi. Ma posso comunque attaccarlo tre volte. No vabbè che cazzo però. Basta questa cosa. Dove cazzo vai? Dove minchia vai? Tossina semplice, gliel'ho infil gliel infilzata. Colpo critico, gliel'abbiamo pigliato. Mancato. Provo a tirargli il raggio di paura. Tiro salvezza riuscito. Uh, 13 di danno. No, niente, è scappato via ancora. Senza, senza le risorse non riesco a ucciderlo. Vabbè, lo andrò a ammazzare dopo. Pace, non è un problema. Uh, lo ucciderò dopo all'albero, ragazzi. Se avessi avuto i miei, le mie risorse, quindi le risorse key e tutto il resto per farlo, l'avrei steso senza grandissimi problemi. Ma. Ma vabbè, ce lo faremo un'altra volta. E è vero anche che in tattica ha, ha più punti vita, e eh, quindi è più difficile ucciderlo al primo colpo. Adesso lo fai il successo critico! Adesso lo fai! Qua c'è un altro olio di basilisco per depietrificare la gente, solo che vi serve relativamente a poco. credibile lo fa ora uovo di ragno gesto marcio pozzo di seta di ragno basta quello che dovevamo prendere l'abbiamo preso comunque andrò a riposarmi adesso perché ho consumato fondamentalmente tutte le risorse e adesso dovrò andare qua nella spiaggia e fare cose eh, succederanno cose a breve in realtà Qua sotto si scende, o meglio si dovrebbe scendere. Dov'è la, sc la discesa? Da qua. Qua sotto si scende e c'è anche da stare attenti perché qua è pieno fottuto di cosi esplosivi. Gambo torcia. Questi esplodono se gli andate troppo vicino, quindi vi conviene esploderli dalla distanza. Ah, ma è qua lordo È l'albalordo. Non è ricomparso all'albero. Ma basta Il balordo è giù di là Vediamo se Vediamo se riesco a ucciderlo qua Può scappare tre volte lui, eh? No, non era qui. Questo è caduto dall'alto. Diario rilegato in pelle. Scusate un attimo, mi stanno telefonando. Lavoro ragazzi, roba di lavoro uh. Comunque lui può scappare due volte Può scappare sia nell'albero dove ci sono gli altri stronzi Che, che altrove Qua tra l'altro puoi indagare Perché puoi saltare su, su questi cosi In realtà qua non è ricomparso come avete visto Quindi, non ho... quindi no, non è ricomparso qua giù Strano però No Qua sotto c'è un baratro, ma sotto al baratro c'è una roba molto divertente. Qua c'era un passaggio con i funghi ehm, che poteva servirvi per andare dalla, dalla megera. Grazie black ship per l'iscrizione. Eh, se voi saltate nell'underdark dalla megera, arrivate qua, se non erro. Arrivate in questa zona qui. Di sotto invece c'è la, la spiaggia. Questo lo spacchiamo. Qui c'è una roba che pochissimi vedono ed è super divertente. E adesso ci andiamo. Ma prima di andarci, voglio andarmi a riposare. Non è uno scontro difficile, ma voglio andarmi a riposare lo stesso. Anche, anche perché ci sono ancora, ancora degli eventi che devono avvenire. Tra cui, dovrei aver parlato con tutti. Sì. No, chi cazzo mi deve parlare nell'accampamento? Ah, Starion, ok, perché gli ho parlato prima. C'è qualcosa da dirmi su Cazador, probabilmente Che stai facendo? Ah, lui non si vede. What? Io ti vedo. Vedi, gli puoi dire che è fighissimo. Oh. Go non sei, non... Carla che bella Tu sei accettabile però E lui approva lo stesso Perché gli fate complimenti Ma Carla che è più bella Giustamente Comunque mangiamo Abbiamo un po' di risorsine Riposo completo È tornato Patato E stavolta diventerà parte integrante Del nostro gruppo Mi è andata di culo, ho fatto un 10 giusto. Allora, medicina, prova a guarire la ferita. Ho un più 3 di competenza e ora lo curiamo. Tutti approvano. Lo amo alla follia. <ride> Cuccioli ammaestrati. Non so se è già, se è già arrivato. No, lo devi... È lì, è lì, guardalo, è lì il patato. Tra l'altro posso bere una pozione... per di parlare con gli animali, per parlargli direttamente. E ora lui è diventato parte del nostro accampamento. Casa! Accarezzalo. Amico buono, non mordo. <ride> e ora lui è nostro, cioè nostro, è... Un cucciolone del nostro accampamento esattamente come Graffio. Che non vedo, peraltro. Non so dove so, so cazzo sia finito Graffio. Dormiamo, riposiamoci. Eccolo qua, Graffio, vedete? Hanno anche delle interazioni, loro due. Vedete, il cucciolone è qua. Potete parlare anche con Graffio. E ora andiamo a fare questo evento che molti si perdono perché è un po' imboscato, ma io adoro. Qua dietro vedete che c'è una scala, una parete rocciosa. Se andate lì sotto trovate Boal. <ride> Il culto di Boal. Sono esploso, no, è morta Kardak addirittura. Che cazzo è successo? Ah, oh, aspettate. Come cazzo è morta Carla lì? Fatemi ricaricare un attimo. C'era uno di quei cosi esplosivi. Ma come cazzo ho fatto. Ah, ho capito com'è morta. Yes, è esploso e l'ha fatta cadere di sotto. Può capitare. Sono stato un coglione lo dovevo rompere prima. Per reclutare il druido, come lo devi fare? Lato 2. Uh, Glob. Uh, uh, no, Jov scusami, Giov Gladi. Nell'atto 2 c'è una quest line che è legata a lui. Se non la completi, ehm, se non la completi, non puoi reclutarlo. Lui lo recluti soltanto nell'atto 2. Allora, questo stavolta lo esplodo, così non mi crea problemi. Eh, il percorso è. Il percorso è. Uff, che palle! L'hanno messo proprio in una zona di merda quel coso qua. Ok, bam E adesso andiamo dove dobbiamo andare. Dicevo. Eh, per l'orso gufo lo devi, pri devi prima uccidere Devi eh, eh, prima fare in modo che si svolga l'evento dove gli muore la madre Può essere perché l'hanno uccisa, uccisa i goblin O può essere perché l'hai uccisa tu Poi devi uccidere i goblin nell'accampamento eh, Ma non uccidere lui Dopo aver fatto la gara quella, quella con lui eh, Poi una volta che hai, che, gli parli, che hai fatto la gara Gli parli e gli dici vai nel mio accampamento e quando uccidi Goblin lui compare. Questa è super. è meravigliosa. Questi sono dei Kuo Praticamente sono queste creature che possono, eh, con l'immaginazione, dare dei poteri divini alla gente o creare cose con l'immaginazione. E c'è questo red cap, questo berretto rosso, che ora si è fatto. si è fondamentalmente reso una divinità per i Kuo in questo momento. E si fa chiamare Boal invece di Baal. Questa scena è meravigliosa. Vedete, <susurra> Boal: Successo natura. Voi capite cosa sono loro? Boal: Il titolo dell'omicidio è Boal Cerca di orientarti in cosa ti sei abbattuto. <susurra> I tuoi seguaci lo sanno che sei solo un piccolo folletto rabbioso. Ho oh, fatto uno. Va bene, ho altri tiri. Ecco. E vedete, torna a essere un folletto. Qui avete varie opzioni. Potreste prendere dei poteri. Oppure potete convincere. Eh, I Qotoa a diventare eh, dei paladini Qotoa se siete un paladino. Che è, secondo me è l'opzione più divertente, ma è anche quella più difficile purtroppo. Però io non posso continuare a fare uno. Eh, cazzo. Percepisco giudizio. Castigo una nuova divinità per mostrarci la via. E ora voi dovete combattere contro di lui. E tutti combattono contro di lui. Questo, eh, solo il paladino ha il modo di farli combattere assieme a voi loro. Perché normalmente loro o non partecipano allo scontro e iniziano a venerare voi, o eh, combattono con Boal contro di voi. Boal è un babbo di minchia in realtà. Sì, è un red cap, quindi è abbastanza pericoloso, ma è di livello 5 e comunque adesso con Carla lo rompo. L'ho pure mandato prono, quindi sto povero stronzo mi sa che lo stordisco anche il turno dopo. È pure stordito e ora si becca un altro attacco, bam. E basta, coccarla che l'abbiamo ammazzato. Questo perde il turno, ora tocca a Gale. Con Gale non voglio sprecare incantesimi questo scemo, quindi gli tirerò una freccia di fuoco normale. E dov'è? Ma corescuro dove cazzo è? Ah, corescuro proprio ha deciso di non entrare neanche in combattimento, proprio lei. Adesso è entrata in combattimento, guarda. Con calma, eh. cuore scuro, con calma. Ho mancato. E con lui invece vado a minare. No, non gli faccio quel tipo automatico. Una punizia gliela posso tirare, però. Globo radioso. Non reagire. Non reagire. Lascio che lo uccidano i pesci. Non voglio consumare eh, risorse, tanto i pesci adesso lo uccidono perché gli sparano 48 colpi in faccia. Se voi dovete combattere contro i quota, oh, questo è un combattimento fastidioso. Perché vedete, non so sono deboli, ma sono fastidiosi. Sono tanti. E basta. Boale è morto come uno stronzo. Boa, ah, Boa. Ah. Ma oh, Vedete? Forse dovreste studiare gli insegnamenti della mia divinità. Yes. Yeah. So that... <ride> Fantastica sta <ride> cosa. Tra l'altro, eh, se voi combattete così, eh, loro hanno un'arma magica eh, che è praticamente quella sorta di coltellazzo che vedevate prima, ok? e voi tecnicamente la potreste fottere a lui ma non è un'arma particolarmente potente né particolarmente necessaria quindi insomma non ve ne frega non ve ne frega, non ve ne frega molto qua c'è dell'altra roba in questa mappa eh, che trovo molto carina e vi faccio vedere perché se andate giù di qua dove la maggior parte della gente non va perché la maggior parte della gente si becca Boal e, e basta non ha, non ha grandissime altre cose sono anche vari pesci e lì c'è un messaggio in bottiglia, l'avete visto? Bull di ispirazione perché sono massimo 4, perché se no sarebbero troppo abusati. Così ti, ti spingono ad utilizzarli invece di ricaricare. Messaggio in bottiglia. Papà, scusa se ho messo di scriverti, lungo la strada abbiamo finito la carta. Ho avuto questa dai druidi. Vedete, questo è Doni, il ragazzino che non parlava dai druidi. Il ragazzino Tifling. È una, è una lettera molto triste che, si fa capire, che fa capire che il padre di Doni è morto. E Zevlor dice che si è perso, ma è ovviamente morto. Doni, in realtà, è anche molto educato. E. Eh, e in realtà non parlava lui quando lo trovavi la prima volta. Non, non comunica. Qua c'è dell'altra roba, tra l'altro. C'è un po' di oro. C'è un testo che si chiama L'estasi dell'omicidio. Ci potete arrivare. Ah, è vero che c'è anche un forziere con sopravvivenza. Ok. Stabilito, ho fatto vedere prima come trovarli. Eh, sono un po' imboscati nell'underdark, è per quello che non li trova la maggior parte della gente. Sono un po' nascosti, però poi li trovo, Vedete, c'è una stella marina, un pesce. Niente di che, prendiamola la culite. Però qua c'è un forziere. Un po' di oro. Che schifo, non fa mai. Non sto a raccoglierla singolarmente, anche perché con il trucco che avevo usato, tipo 21.000 di oro. E c'è un forziere pesante che peraltro è aperto. Con dentro altro oro e delle frecce. E voilà! Noi la roba di Boal l'abbiamo fatta. Ce ne siamo liberati, siamo a postone. In realtà, invece di tornare indietro alla vecchia maniera, ah, uh, sì, qua non c'è nient'altro. Torniamo indietro con l'avamposto la, selunita che facevamo prima. I fase review li avevi trovati? Sì, o Lanzo. Io li ho trovati al primo colpo loro. Io ho trovato quasi tutto nella fase review, ragazzi. Eh. Ho trovato quasi tutto subito al primo colpo. Qualcosa l'ho mancata, ma la maggior parte della roba l'ho trovata. Torniamo qua a sinistra perché voglio andare nella spiaggia prima di andare. Prima di andare dai. Da, dai funghi, dai miconidi. Una volta morta, Mintara non è più reclutabile, Jogg. L'ho fatto vedere in una puntata precedente come fare a reclutare Mintara. In realtà non è difficile. Eh... Sapete che forse posso fare così? Aspettate. <ride> non ci avevo pensato prima, ma è vero che questo è uno scheletro. Uh, allora, dammi un attimo, eh. Raccogli. Sono ingombrato, sì, ma non mi interessa. Datemi un attimo, eh! Che cazzo è qua il condotto? Allora! Lancio! Ah, è troppo pesante per me, ma per Carlach no! Lancio troppo pesante da lanciare! Vabbè però può usarlo come arma improvvisata io credo, lei no? No, lo lancio troppo lontano. Uh, dovrei poterlo fare comunque, datemi un attimo. Raccogli. E dovrei poterlo. Mettere sul condotto. Che cazzo sei? Qua. Che palle che non me lo fa vedere. il condotto di merda no l'ho posizionato sbagliato di un po' Vediamo così no non lo tappa peccato speravo di poterlo fare anche col cadavere non avevo mai provato col cadavere tra l'altro carla che è quasi morta per sta merdata Al solito devo fare tutto il giro di merda prendendomi tutte le esalazioni tossiche. Mi sarebbe bastato prendere una, un vaso di merda per bloccare il condotto, ma purtroppo non ci ho pensato che sarei dovuto tornare da qua. C'è anche. Potete anche spararle via se avete una magia di vento, eh? Però è un'altra cosa di cui mi sono dimenticato. No. Facciamo un riposo veloce, così mi evito un sacco di problemi. E andiamo finalmente alla spiaggia, ragazzi. Qua sopra si va verso una fortezza dove poi dovremo andare. Eh, perché è molto interessante in realtà questa, questa torre. Ci andremo poi perché è veramente molto interessante ed è un posto molto bello da esplorare. È anche un po' un casino arrivarci all'inizio ma vi farò vedere un po' di, un po di chicche eh, interessanti per passare senza grandissimi problemi. Però avrò bisogno di un paio di oggetti prima. Qua ci dovete saltare invece perché se no non passate. Un accampamento sembra abbandonato, in realtà abbandonato non è. Ma voi avete eh, l'occhio che vede l'invisibilità, quindi adesso a breve vedrete i nani. Non che vi serva, eh, però. Se scendete vi beccate i nani, ma qua inizialmente parlategli, poi tanto torniamo a ucciderli dopo. Vedete che ci sono vari gnomi delle profondità morti. Ci sono dei Duergar. Persuasione. Parliamogli. Cosa stai facendo qui? slave leather. slave. Lui sta cercando una Karlak non approva Porca vacca mi ero dimenticato Che Karlak non approvava qua uh... La lascio un attimo indietro Così non mi rompe i cojoni Mi basta levarmi Karlak dal cazzo momentaneamente, la faccio andare all'accampamento. Ok. Ecco che aspetto ha questa fuggitiva Chi è questa sergente Trin Termina la conversazione Ora voi potete andare qua in giro Io non posso più muovermi Ah perché era finito sorpreso Rimandiamo Karlak qua così non perde Non perde il turno Li ucciderò anche io I am Brad. Li ucciderò anche io, ma li ucciderò quando avrò dei grossi vantaggi, che adesso non ho. Qua ci sono dei duergar con un fungo. Qua c'è una duergar massacrata con del cibo. Qua ci sono un po' di risorse, ragazzi. Scarseggio un po' di cibo. Non di soldi, ma di cibo, sì. Lettera rovinata dall'acqua. Una pozione. Ci sono un sacco di calaveri con della roba addosso, insomma. Fa ridere perché, fondamentalmente, se voi. No, adesso li dovreste vederli tutti. Questo qua è il novizio Gamor. Eh, dovete andare da lui per prendere la barca, a un certo punto. Vreno Draw uomo giustiziato. Tra l'altro è grosso in cui lui è un barbaro, peraltro, quando fate la battaglia si incazza come una mina. Diario sporco di sangue che un po' vi racconta cosa è successo. No, era il diario scartato forse che, che vi raccontava la roba. Pietre. Ha fatto una strage, c'è stata una strage qua di gnomi e. di gnomi e, e, e duergar, eh. Massacro veramente. Comunque ora saliamo. Quale fungo sceglierai? No, io scelgo quello buono, ragazzi, di fungo. Scelgo quello buono. Non scelgo quello cattivo. Comunque, qua siamo arrivati e adesso andiamo dai funghi. Che in realtà ci chiederanno di ammazzare questi sfigati. Ed è esattamente quello che faremo. Diario sbiadito, vedete, ci sono un sacco di comunicazioni qua. Adesso andremo dai Miconidi, che sono molto più simpatici di questi nani, in realtà. I due ergar sono nani delle profondità, Axel. Allora, era qua il campo dei Miconidi? Non ricordo, mi sembra di sì. Dai fungoni, intuisco che sia di qui. Sì, è qua. Qua è il campo dei miconidi. C'è del vino, c'è del vino, del pesce. These creatures did battle with Dwergar. Dwergar morto. Freccia dell'oscurità, del veleno. Miconide. La manita sciamante. Qui... Dovete stare molto attenti adesso, il team mask qui è tutta roba esplosiva ragazzi, le spore di team mask vi rincoglioniscono, le altre spore vi esplodono ma come tutte le cose esplosive possono appunto far, far, eh, venire fatte saltare in aria, quindi ve ne liberate così, lasciate che le spore se ne vadano, nel frattempo sparate al resto. Un anello. Ci sono anche un paio di mercanti molto importanti nel campo in cui state per andare. Pergamena di frantumare e uno zaino. Aspettate che vada via, poi recuperiamo tutto quanto. Qua su si può salire, ma mi sembra che riporti verso la strada pre originale. Quindi non vorrei di una cazzata. Ma... Pergamena di frantumare. E risata incontenibile di Tasha Che sono entrambi due, ottimi, due, due ottime cose Mi sono beccato le spore di Team Mask in faccia lo stesso Ma ho superato il tiro salvezza quindi sono contento E qui arrivano i Miconidi Con cui in realtà vi alleerete a breve No no non esplode mica qua Sono un viaggiatore in cerca di avventure Tiro difficoltà è facilissimo perché loro sono fondamentalmente amici. Il sovrano vi chiede di raggiungerlo. Grotta sul lago Debano. Qui c'è un Miconide morto ma essendo loro proprietà non potete. Qua c'è un duergar servitore delle spore, praticamente zombizzato. Qua sopra c'è la gnoma che stavamo cercando ferita. Ma la possiamo curare, trovare gli stivali scomparsi. Possiamo anche farci dare gli stivali per completare anche l'altra quest. Tanto li recupereremo. Persuasione. Sei in brutte condizioni lascia che ti aiuti. Lei la vogliamo aiutare. Dalle un'antitossina. L'abbiamo salvata. Non sei in condizione di aiutare nessuno. Va bene, libererò la tua gente se potrò. Dobbiamo salvare degli ignomi. Lei ci dà gli stivali. Tra l'altro, gli stivali che ci dà sono fantastici perché hanno ah, sbattere i tacchi. Sono degli ottimi stivali. Eh, sbattere i tacchi vi aumenta notevolmente la velocità. Credo di avere già degli stivali migliori perché Carla... Eh, oddio. Gale non ha niente di particolarmente utile. Vabbè, per il momento me li tengo, perché tanto mi serviranno per la, la quest line. Uh, armatura leggera? Non credo che Carla che la possa mettere al momento. No, mi sembra proprio di no. Comunque dovrei esserci all'incirca. Dando le scorte da campo, queste rimanono tutte da accampamento. Dovrei avere il necessario. E qua c'è... Ma no, tu non sei il sovereign? No, invece, si, sì, sei sovrano spa. Sovrano Spa ora ci dà una quest: che è ammazzare i Duergar e ammazzare anche i neri: non Certo, posso occuparmi dei Duergar accetta questo dono. Insomma, lui vuole che uccidiamo i, i due ergar. Ci dà anche una granata di spore della velocità. Questa è fortissima. Perché vi dà velocità ad area. Eh, io l'ho usata raramente nelle mie run. Ma è fortissima. Qua se la tirate su un gruppo, eh, dà velocità a tutti. È super rotta sta cosa. <ride> e infatti, non è infatti è quasi impossibile trovare le risorse per farla normalmente. Esilio della sete di sangue è sempre positivo. E posizione di guarigione maggiore è sempre positiva Rivestimenti No, veleni semplici nulla di, nulla di interessante Comunque il sovrano Spo vuole quella roba lì Ma ora noi andremo dalla mercante In realtà prima andremo da un'altra persona Pongo K-Luce Pongo K-Luce Là c'è la borsa Prima c'è un uh, Il caro vecchio Blurg un curioso commerciante che vi presenterà un altro curioso commerciante lui capisce che siamo un'anima pura e arriva un suo amico Omelum che è un mind flayer sì assolutamente Permettiamo a Domelon di soldare la nostra mente. State attenti qua con l'Eyezel, perché se ve la portate dietro, interagire con un Mind Flayer la fa giustamente incazzare. Puoi estrarre il girino? Quanto ha acuto? Grazie per l'informazione. Ho un'idea. Che tipo di alchimia eh, Possiamo trovare dei materiali Da dargli Possiamo trovare dei, ma dei materiali E lei, lui ci dice Andate da una chierica di mistra che si chiama Lenore A una torre magica che è qua vicino Perché è una chierica dovrebbe avere quei funghi faceva, È una chierica che viveva nell'Underdark Che faceva degli strani esperimenti Va bene tornerò dopo aver trovato i funghi da lui tra l'altro potete comprare della roba. E ricordatevi che comunque la roba è utile. La tua velocità nel movimento non è ostacolata dal terreno difficile. Ogni volta che incendi un nemico ottieni due turni di calore. Eh, questo vi dà da, da, da un dardo extra per il dardo incantato, molto forte per alcune build. Eh, quando ottieni cariche elettriche ottieni anche tre punti ferita temporanei. Anche questa cosa qua è molto valida. Questo vi dà raggio rovente. Uh, questo vi dà freccia acida di Melf. Questa è una buona lama. Uh, ti dà più uno e tiri per colpire e uh, puoi metterli anatema agli avversari, che è, un, che è un grande buff. Lui ha anche degli incantesimi molto forti. E infatti adesso gli venderò un po' di merda. Che non mi serve. E poi gli fregherò tutto col solito trucco. Tra l'altro sono un coglione, perché visione dell'assoluta. Me la sono portata dietro ma non l'ho usata eh, Questa arma faceva molti più danni All'osservatore al, uh, uh, all Perché ha tanti occhi E non l'ho usata E in realtà è un'arma molto potente contro quel nemico Me l'avrebbe fatto praticamente shottare Quindi sono stato abbastanza un cretino Festivale Il manico di ghiaccio invece tenetelo L'abbiamo trovato non mi ricordo dove eh, Forse sul draw eh, Ma tenetelo perché ci potete fare un'arma Un bastone dopo in realtà Questa la mandiamo alla Starion Questa la mandiamo alla Starion Questa la teniamo Anche se la sto usando poco Vabbè questo non mi serve più a un cazzo Anche questo non mi serve più a un cazzo Anche questo non mi serve più a niente Queste le posso vendere tutte E poi userò come al solito Il solito trucco Ovvero quello che Prendo tutto. Me lo sposto nel mio inventario. Perdo relativamente pochi soldi. Lui prende un sacco di soldi. Poi gli rivendo la merda che non mi serve. No, l'intimo di inventare me lo tengo che poi me lo metterò. <ride> Vedete, ora ho tutto quanto: il malocchio, la magia della trama, l'introduzione, la trama profumata, tutte ste robe. Il coso infernale me lo tengo. Ho venduto tutto, lui, tutto quello che avevo di inutile? Sì, sembrerebbe di sì. No, questa roba qua e questa roba qua e questa roba qua. Vedete, lui ha un sacco di soldi adesso. Posso usare il solito trucco anche con lui, quello del... Gli vendo una borsa, gli vendo uno zaino eh, e mi compro poi... E, e poi lo uso per, per fottermi tutti i soldi fondamentalmente x la potrei anche vendere, anche questa non me faccio un cazzo. Questa è inutile, questo è inutile. Questo è un piccone da guerra e uno spadone sono inutili. Anche questo. Via. Lui ha un po' di bastoni buoni e va bene. Insomma, tutta la roba utile che aveva uh, lui l'abbiamo recuperata. Siamo tornati anche a 22k. E ora ho un po' di uh, nuove chicche da utilizzare. Allora questi stivali sono buoni uh, meglio dei miei assolutamente perché il terreno difficile non mi ostacola con questi stivali qua invece le cariche elettriche lo manderò all'accampamento perché è parte di determinate build ogni volta che incendi un nemico due torni di calore lo mando all'accampamento uh, sbattere i tacchi mi serve per la quest line le mutande di mintara le mando all'accampamento L'armatura di cuoio, Borcato Draw, mi serve a poco ma la mando all'accampamento. Lattore di vita. Ricarica vitale, cariche elettriche e tre punti ferita temporanei. Non ce l'ha lui adesso, vero? Il bastone? No, mi sa che l'ho dato a Will come al solito. Eh, quindi questo coso qua lo darò a. Lo darò a Will al momento. Raggio rovente. Oddio, tu cos'hai come testa? Raggio rovente lo do, lo do gratis a Gale, l'aggiuntivo. L'anello, dono del viandante del sole, puoi vedere una scritta fino a 12 metri. Questo lo posso dare anche lui a Gale al momento. Tanto non ha anelli, non l'ho equipaggiato con quasi niente di utile. Eh, creare acqua è buono, ma il bastone che ho preso, che è questo qua. Eh, il un bastone di Melf è meglio perché ha freccia da acida di Melf, quindi gli darò questo qua. Oddio, anche il bastone del cucciolo di Drago non era male. Lui sta collezionando bastoni, nel frattempo. Uh, scintilla psichica è quella con dardo incantato. E gliela metto istantaneamente. Questo credo che lo darò a cuore scuro. No, c'ha già l'elettrico. Allora questo qua lo darò a Will. Questo lo mando all'accampamento. Dovremmo avere tutto quello che ci serve. Uh, aver fatto quello che ci serve. Anche questo lo posso mandare all'accampamento. Questa lama funesta non è niente di che al momento per me. Anche visione dell'assoluto a questo punto non la userò mai più. Però l'ho presa perché piaceva prenderla. Basta, sono a postone. Devo fare la quest per omelum. Ma qui c'è in realtà una venditrice che è più utile di loro due. Che anche lei ha, la quest ha una questline abbastanza significativa. E adesso andiamo a parlarle. Un po' scorbutica sta tipa, ma ci serve. Grazie il Chosa. A Embread, uh, il primo pezzo della build che ti serve è questo qua, che è armatura luminosa, che ce l'ho, e si trova nell'avamposto Selunita, in uno dei, uh, dei forzieri nascosti che sta nelle stanze laterali. Devi o trovare con percezione il muro o saltare dal lato, qua dentro, tipo, e lo trovi tipo qua. Ed è il primo pezzo. Gli altri pezzi li troverò andando avanti, ma per ora no. Sovrano Glut ora vi dice... Giuramento di vendetta Lui vuole vendicarsi Il sovrano glut vuole vendicarsi Il sovrano glut vi ha seguito Questo miconide ciccione eh, Vi vuole seguire perché vuole vendicarsi Dei duergar Lui ha un potere Terrificante che è spore animanti lui può rianimare qualunque mostro potente nell'underdark non so se può farlo anche con l'osservatore dopo magari provo anche perché qua te tecnicamente c'è un teletrasporto nei paraggi e vado a trovarlo prima di parlare con la mercante perché qua si può tornare in qualunque momento devo solo trovare il teletrasporto del, uh, il teletrasporto dell'area del, della grotta mi sembra sia qua sotto ma devo guardare È qua in G. Ah no è qua, guardate, Colonia Underdark l'ho già sbloccato in realtà. Poi proviamo. E si può eh, animare anche il Bullet, che è uno dei mostri più forti che puoi animare. Solo che non l'ho ancora ucciso, quindi lo, lo andremo a uccidere e lo, lo vorrei usare sul Bullet in realtà. Tra l'altro lui ve lo potete trascinare. Non l'ho visto. Che rapporto hai con lui? È il mio inutile marito. Ti serve una mano? Fai pure, Carla che approva. Mostrami la tua mercanzia. Anche lei ha un sacco di roba: Corazza d'anelli, armatura di pelle. Però è tutta roba più 2, più 1, più 2. Il mazzafrusto corrosivo è caruccio, ma non è niente di che. La balestra a mano più 1. Da lei potete comprare le balestre a mano più 1 se fate le build, quelle con doppia balestra. Uh, adesso non vi serve. Più avanti magari sì. Uh, però me la compro per sicurezza e la mando all'accampamento, che non si sa mai. Allora, lei ha anche l'elisir della forza dei giganti del colline. Quando ci so e, e se lo ricarica nei turni è una pozione di velocità ce la prendiamo. Tanto abbiamo soldi a palate. Vendo anche sta roba che non mi serve un cazzo. È lì proprio fare a fare la muffa e basta. La pala me la tengo perché mi serve. Lei vende anche un botto di ingredienti, in realtà, ha anche un tot di soldi. Uh, strumenti di disarmo, varie cose, arco corto. Mi sembrava essere roba più utile. L'amuleto del ripristino, questo è ottimo uh, per un guaritore. Lei ha dei buoni dei buoni. Ecco questo qua, vera caustica. Questo qua è quello che voglio. Questo anello può sembrarvi una merda, è uno degli anelli più forti del gioco, ragazzi, letteralmente. Uh, vi aggiunge due punti di acido a tutti gli attacchi e si accumulano. Si accumulano di brutto. Lei non aveva anche una corazza di, degli 1T? Mi sa di no. Comunque ha un po' di roba utile anche lei, gliela fotteremo tutta quando sarà il momento. Comunque, dobbiamo trovare suo marito. E il Sovrano glutte, il vantaggio che ve lo potete trascinare in giro veramente per tutta la mappa prima di andare dai duergar, e vi aiuta ad ammazzare tutto quanto, perché è incredibilmente potente. Dove cazzo è andato qua, tra l'altro? Ah, mi è, è andato di sopra. È incredibilmente potente. Cioè, tipo, tira i mille pugni di Okuto, eh, eh, resuscita i morti, è davvero molto, molto potente. Ma se ci andate, eh, andate con lui diretti dai duergar... Cambia subito l'evento quindi succede un casino. Io non ho mai provato a uh, riportare in vita l'osservatore. Uh, e voglio, voglio vedere se posso farlo. Ma credo che... Sempl ma semplicemente se volete un mostro facile da riportare in vita subito, potete riportare subito in vita il, min il Minotauro che è morto qua. Vado dall'osservatore perché voglio vedere se si può fare con l'osservatore. Ma mi sembra che, non, non, che l'osservatore non sia rianimabile. Ma voglio provare lo stesso. Ma tra l'altro aspettate, uh, la cassa di legno stavolta me la raccolgo, vaffanculo. Così blocco il veleno. Comunque questo anello lo metterò al volo, al posto di quello che mi dà slancio per un turno. Slancio lo darò a Karlak. In realtà questo anello al momento sarebbe più adatto a Carlac. Poi lo cambierò. Probabilmente darò a Carlac tutti i danni elementali possibili. Ma intanto. La cosa figa è che lui può evocare. Può rianimare questi mostri. No, non può perché deve essere una mostruosità. E allora andiamo a prendere. Allora andiamo a prendere eh, il Minotauro invece del Bullet. Perché anche il Minotauro è molto forte, eh, ragazzi. Il Minotauro c'ha carica. Ma c'era qua dentro, peraltro. Della corda di merda che non mi serve a niente. Lascia oggetto. Anche il Minotauro è molto forte. E con Glute ora possiamo... Rianimare questo Minotauro. E renderlo un nostro Minion. Lui ne, ne, ne può rianimare soltanto uno per volta. Ma sono molto potenti sti cosi. Guardate. Carica. Incornata. Ruggito avventato, ha tutte le abilità che avrebbe come Minotauro e ora è un vostro minion. La cosa interessante è che a un certo punto Glut morirà. Restiamo nell'underdark, non stiamo andando dove l'underdark. Qua c'è un altro Minotauro, lo vado a uccidere. Già che ho un altro minotauro per ammazzarlo Non te lo so dire, Pit Qua c'è l'altro minotauro, vedete? Solo che abbiamo degli enormi vantaggi di iniziativa Oddio, penso che userò semplicemente lo scatto con Carla Che andrò a picchiarlo brutalmente Perché non puoi raggiungere la destinazione? Certo che posso raggiungere la destinazione Oddio, è ricomparso il bullet perché è ricomparso il bullet? Qua non era mai ricomparso. Vabbè, tanto meglio, me lo cavo dal cazzo. Uh, credo che farò un bel frantumare. Dovrei beccare anche il bullet. Eh? No, non l'ho preso purtroppo. Lui ha anche uh, superato il tiro salvezza. Glut lo mandiamo qua avanti. Il mio Minotauro non è, non è in combattimento. Certo che è in combattimento. È qua. Tocca a lui dopo. Comunque, tocca a me. Dovrei riuscire ad arrivare qua perché ho più 3 di movimento. Vabbè, il Bullet uscirà a rompere i coglioni. Non gli faccio un critico automatico, ma una punizione di viene da 2 gliela mollo. Ho detto che non voglio fargli il critico, ma una punizione da 1 gliela mollo. E poi mi tiro vantaggio per ammazzare il Bullet. E poi con lui tirerò un bel dardo incantato potenziato che dovrebbe uccidere questo Minotauro una volta per tutte. No, è ancora vivo. Però è stordito. E ora l'altro Minotauro dovrebbe essere bello potenziato. E io posso fare tecnicamente balzo per muovermi qua. Uh, carica. Sì, lo becco, vedete. Bam. Morto. È fortissimo il Minotauro evocato, eh. Sta arrivando un altro Minotauro, ma non lo temo particolarmente. Il problema è il bullet che adesso a breve dovrebbe uscire. Questo dove cazzo è andato? Vabbè, il bullet è uscito fuori. Dato tra l'altro. Beh, è andato tra l'altro a casa sua. E niente, va bene, va bene, bullet e nulla, allora farò così. Stordisco sto bullet che ha 89 punti vita Ho fatto fallimento critico Molto bene Lo stordisco No vabbè ma non è possibile ragazzi È incredibile sta cosa Comunque Smogliamo una bella botta elettrica a sto stronzo Non ho abbastanza movimento E allora vada per un bel bless di livello 1 A Tulemond A me, al mio Minotauro E a e a se stessa, ma che non arrivo da casa sovrano. Glute lo facciamo a scattare, così si muove un po' di più. Che è lento come la merda. Io qua non arrivo dal bullet. Ma arrivo credo. No, non arrivo neanche dal Minotauro, Ah, in realtà arrivo dal bullet. Mi perdo un turno. Allora, però, vaffanculo. F5 e gli tiro una mina. Col critico automatico. Vaffanculo, bullet. L'ho mancato col secondo fuoco. Ma porca puttana. Vabbè, lui gli tira i suoi bei freccioni. Tocca al mio Minotauro. Che può caricare l'altro Minotauro. Non ci arrivi? Come non ci arriva Sì, che ci arriva 98%. Bam caricato. Questo si è beccato un attacco di opportunità. Fa un balzo brutale. Che ha mandato prono il bullet. <ride> Mi ha fatto un favorone. <ride> ha steso il, il bullet. Che ora si deve pure rialzare, sta scattando. Attacco di opportunità. Punizione divina, vaffanculo, bullet. Balzo letale sul mio minotauro ha tirato. Vabbè, l'altro minotauro, il buletto è morto. <ride> è morto. Cazzo, però gli ha fatto malissimo al mio minotauro. Vabbè, il buletto è morto. Come beh, un bel raggio rovente al 91%, credo sia l'opzione migliore qua. Dallo riportente. Vabbè, il minotauro il turno dopo ce lo siamo levato. Comunque, il bullet ce lo siamo levato. Il nostro Minotauro è messo malino, ma ora lo curerò perché come vedete è un minion estremamente utile. Voi potreste, anche, volendo, evocare il bullet, cioè potreste utilizzare come zombie il bullet. Lui ha una veste brama sangue, non è niente di che in realtà. Uh, poi c'è un secchio, un osso, una pala. Um, la veste lascia intendere che si è magnato qualcuno. Sto bullet. Questo invece è un amuleto degli indegni. Non è niente di che è, uh, perché vi dà la resistenza a un tipo di danni, ma poi vi fotte l'altro tipo di resistenza. Allora, lui tecnicamente può mollare il minotauro e animare il bullet. E il bullet è molto più forte del minotauro. Vedete, non ho più il minotauro. Il minotauro è morto, ma ora ho un bullet con 106 punti vita. Bava corrosiva, morso e balzo letale. Il bullet è il minion più forte che potete avere qua sotto. Non pensavo di ritrovarlo qua, ma sono contento di averlo ucciso così, così brutalmente e spudoratamente. E adesso approfitterò della sua incredibile potenza, anche se ho poche risorse, per andare ad ammazzare quei, quei babazzi dei, dei nani. Perché avere dietro un bullet, ragazzi, è un vantaggio incredibile. E lui te lo puoi trascinare dietro finché non fai un riposo lungo, eh? Qua sopra ci sono delle trappole. Delle trappole legate agli zentari, me, anche una, un ascensore. Non ci andiamo adesso. C'è un po' di roba lassù. In realtà si può salire. Eh, ci sarebbe anche un'altra robetta da fare. Perché comunque è un trucco mediamente interessante. Il problema è che adesso eh, mi stanno seguendo questi due. Il mio piano ora, in realtà, è andare alla spiaggia. Noi alla spiaggia dovremmo poterci anche teletrasportare. Se voi andate nell'Underdark, nella spiaggia, teletrasportati, fate subito la battaglia contro i nani. Ma siete in una posizione un po' di merda. Perché la battaglia comincia subito con tutti quanti assieme. Ma dovrei riuscire a farcela lo stesso. Perché col bullet dietro sono talmente potente da poterlo fare. Perché loro appena vi vedono con. Ah no, scusatemi, non è qua. Qua, Underdark spiaggia, loro appena vi vedono con il miconide. Ovviamente vi vogliono inculare. No, forse riesco senza farmi beccare. Uh, aspetta, eh. Tutti nascosti, facciamo, mando Carlack qua sopra, no, 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 non no, tu Carla. Carac qua sopra, anche cuore scuro. Credo mi convenga, mandarla uh, qua. E Gale pure credo mi convenga, mandarlo tipo qui su, così li posiziono tutti per bene. Carla la metto qua proprio di fianco a lui perché così lo, lo shotta non appena arriva. E adesso cominciamo a fare le nostre figate. Andiamo, ci facciamo beccare il sovrano Glut può combattere liberamente, comincia la battaglia. E però tocca a Karlak prima. E dovrebbe riuscire a ucciderlo prima di succedere che qualunque altra cosa succeda. Vediamo se riesco subito a fargli un bel prono. Ed è... basta. È già fottuto. Nel momento in cui è prono io ho il 98% di vantaggio. È già finita. Stordito. Perde il turno. Lui è già morto. Perché Carla che è rotta, ragazzi. Carla che è completamente rotta. Di sotto c'è il Barbaro, che è uno degli avversari più pericolosi di questa zona. Ma noi non ce ne frega un cazzo. Ma Marchio del Cacciatore me lo posso pure pigliare. Però ho contro ma non reagirò. Me lo prenderò. Tanto adesso lui. Uh, oddio, potrei fare varie cose qua. Raggio rovente al 75%. sì, tiriamoglielo. L'ho mancato purtroppo con un raggio rovente. Vabbè poco male Lui è stordito perde il turno Lui è un barbaro con ingrandire Il problema è che per lui è che io ho un bullet Che ora gli abbasserà <ride> Tra l'altro se non erro il tizio Ah no è, è Spo che lo fa uh, Sì ci arrivo da sto stronzo State a vedere Punizione divina globo radioso ora non colpisce più un cazzo. Non ho più le punizioni divine, ma non mi interessa perché sono talmente forte che. Questi ora arrivano. Questo romperà il cazzo cuore scuro, ma tanto non è un problema. Contro Incantesimo, contro Silenzio. E adesso voglio provare una cosa. Ah, beh, gli ha fatto 4 di cura, ma chi se ne fotte? Con cuore scuro, io credo lui di poterlo lanciare di sotto. Se ho fortuna, con onda tonante. E mandarlo in pasta al bullet. Ah, gli ha fatto contro incantesimo sto stronzo. Vabbè, ne posso tirare un altro. No, maledetto. E se lo spintono e basta? Forse riesco a buttarlo giù lo stesso. Bene, mi è andata bene. È andato di sotto, ora ci pensa il bullet. O meglio, ci pensa Spo a lui. Ah, ma mi sa che non arriva così vicino, purtroppo. Peccato perché lui ha il multiattacco: fa mille attacchi coi pugni, è molto forte. Comunque, adesso lui muore. Ma ah, proprio muore. Eh, potrei addirittura dargli raffica di colpi spinta. E voilà, è morto. <ride> Come avete visto, è morto per terra. E poi con l'attacco successivo, con Karla, che vado qua sopra e vado a picchiare questo povero stronzo. Non ho più gli attacchi Ki ma non mi interessa perché Carla che è talmente forte che a cazzotti comunque li uccide tutti. Ovik intrappola Gale. Ma non me ne frega una minchia. Con Gale adesso lo stendo. Morto. No, è ancora vivo. C'ha due punti vita sto balordo. Vabbè, con Gale vado di sotto. Mi bevo una pozioncina. Ne ho 2000. Questo fa ira cuore dell'orso, ve l'avevo detto che era un barbaro. Ora lui è resistente ai danni Ma non gli servirà Il bullet non arriva ancora Da quel balordo Mi sa di no purtroppo No sono troppo lontano Però bava corrosiva Eh non lo colpisco Vabbè eh, Ho sbagliato Dovevo Dovevo usare bava... Dovevo usare il salto Per colpire questo qua Ma va bene lo stesso Allora Adesso io posso usare eh, Preparare E menare perché dei danni, vedete che gli ho fatto i danni da acido? Perché ho messo l'anello. Ogni mio colpo ora fa danni aggiuntivi da acido. 1-1-1 sembra poco, ma ogni, da ogni volta fai un danno in più. Si fa male. Questo sta scappando, maledetto. Lo sapevo che se la filava. Incantesimo di opportunità, incantatore da guerra. Merda, l'ho mancato. Che sfiga. E lo andiamo a recuperare, poi. Allora. Uh, vabbè mi conviene in realtà tirare semplicemente bel fulminazzo su sto sfigato E poi una cura a Gale Lui adesso dovrebbe... no comunque non può arrivare lì Lo facciamo salire ma mi sa che non raggiunge la location necessaria No è troppo lontano purtroppo, peccato Vabbè Carla ancora ammazza questo poi se ne va. Non riesce ad arrivare lì, ma. Quanto basta. L'importante è che sia dove sta il sovrano Spo. Con Gale invece andrò proprio a uccidere sto scemo. Oddio, non posso muovermi perché sono intrappolato, mi sa. Però gli arrivo con queste, quindi va bene lo stesso. Lui ancora cercherà di uccidermi. Però tocca al bullet. E adesso se lo becca un morso. Mamma mia quanto leva. E poi sei morto. Saliamo. Oh. Sì, è un altro attacco, ma ora tocca Lurgan che mi tirerà le cose. Contro incantesimo su silenzio, anche se potrei pure tenermelo. Sicura? E scappa, tanto dura poco. Perché non posso arrivare di qui? Ah, devo, vuoi vedere che devo saltare. Vabbè, in realtà posso semplicemente tirargli un fulmine. Via, ce ne siamo liberati. E adesso il marciume è stato epurato. Ma il sovrano Glut si svelerà per quello che è. Lui vuole diventare il nuovo sovrano dei miconidi, ma vuole farlo con la violenza, è cattivo. La vendetta richiede una giusta causa, Glut. Perché dovresti tradire Spoe? Non prenderò parte a questa cosa. E lui ora vi attacca, ma il bullet... Oh cazzo, diventa ostile, l'hanno pacciato! <ride> l'hanno pacciato, prima non era così. Vabbè, se ammazzi Glut tecnicamente sparisce, ma prima succedeva questa cosa molto divertente, dove se lui moriva, cioè se lui vi attaccava, il bullet rimaneva vostro. Eh, quindi l'hanno cambiato. Tanto lui non durerà a lungo, ragazzi, ve lo dico. Non so neanche se sopravvive il primo turno. Uh, sì, fuoco. Vedete? Perché ve lo dico. Tra l'altro credo che se muore lui il bullet sparisce. Comunque con lei posso continuare a tirargli i fulmini. Il bullet usa bava corrosiva che è fastidiosa ma non è particolarmente pericolosa. Qua sopra non ci può arrivare peraltro. Lui evoca, evoca degli zombie. Ah, si è pure velocizzato il bastardo. Si è beccato anche l'attacco, va bene. Adesso lo andiamo a prendere, eh. Spore di Biberbang, va bene, adesso lo andiamo a uccidere. Mi sono beccato un attacco di opportunità, ma non mi interessa. Non ricordo se gli zombie, quando lui se ne va, muoiono con lui. Dovrei provare. Comunque, un attacco. Ed è morto e, e il bullet è rimasto però avete visto E anche lo zombie perché lui quando muore Per qualche motivo Non devoca i cazzo di zombie Però io ho ancora un attacco e lo userò Tanto sti zombie fanno cagare Il problema è che il bullet è ancora vivo Però io ho abbastanza azioni per colpirlo Mi sa no Forse così è No, perché lo devi perché non lo colpisci con l'attacco normale, lo devi attaccare con sta merda. Vabbè, forse ho ancora abbastanza turni per colpirlo. Sì, ce l'ho fatta. Allora, al bullet lo stendiamo. No, li tiriamo le frecce magiche, vabbè, vaffanculo. Con Carlac lo vado a menare. Sì, esalazioni tossiche mi dà fastidio, ma sti cazzi. È tutta esperienza extra, eh, ragazzi, quindi va bene che mi si sia rivoltato contro. Non è una cosa che mi preoccupa. Non posso credere di averlo mancato. Con lei mi conviene. Uh, allora, vabbè, in realtà gli farò fulminazzo. L'ho mancato, vero? No, l'ho preso di cattiveria anche. E curerò oscura pulsione. Di 4 punti vita, il bullet. Forse ora mi ammazza. No, ho attaccato Minchia, ha attaccato Karlack. Minchia, l'ha uccisa con un colpo. L'ha uccisa con un colpo. È vero che Karlak non ha l'armatura. Però la devi smettere di mancare il colpo, eh. Che cazzo. Ma perché non puoi andare dove cazzo devi andare tu? Dio santo, che sei in vantaggio anche di altezza. Oh Cristo di Dio. Ciao, uccidilo tu, per favore. E cura Carla, Che adesso lui la ucciderà un altro turno, purtroppo. Si fa la curare Adesso va a uccidere ancora Karlak No è ancora viva Stranamente è ancora viva Adesso sarò, se non lo ammazzo però è la volta che mi incazzo eh. Ecco qua Grazie per l'iscrizione Fantomex Come vedete abbiamo avuto dei problemi contro sto bullet maledetto ah, rianimato eh, Mi ha creato più problemi il bullet di tutto quello che ho ucciso nelle ultime ere Qua c'è Jack Koal che ha tra l'altro un'ascia dello sterminatore. È ottima eh, perché ai vegetali fa i danni. Alle creature di, 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 di taglia piccola fai ottimi danni da fuoco, ma non è niente di che. Però lui ha una pergamena di passo velato. Che è abbastanza utile. Insomma, abbiamo ucciso eh, Sovrano Glut. Abbiamo ucciso tutti questi due Ergar del Cacchio. Ehm. Ce l'abbiamo fatta senza troppissimi problemi. Qua c'è dell'equipaggiamento su Olby che sugli altri. Adesso noi possiamo andare, in realtà, in un'altra zona dell'Underdark, ma prima completeremo le questline dei, dei funghi, in realtà. Che, però, ci chiederanno un'altra quest adesso. Vabbè, abbiamo pulito tutto in realtà. Ricordavo che il bullet rimaneva dalla tua, e invece, a quanto pare, no. Ma ah, vabbè, sti cazzi. Ah, l'Urgane qua che ancora è ancora sulla roba, guardate. Sono comunque pergamene potenzialmente utili o vendibili, quindi non vedo perché lasciargliele lì. Siamo comunque a postone, possiamo andare nella colonia Mikoide, dove il sovrano ci ringrazierà per aver ucciso tutti sti stronzi, e ci darà un'altra missione che è molto importante per l'Underdark, oltre a darci una ricompensa. Beh, Pit è sempre DD, eh? Quindi è sempre Forgotten Realms, quindi è ovvio che ci siano le stesse razze. Ci hanno aperto la Guardian Gate, che è quella di fianco alla venditrice. Mm. E lei, lui vuole che uccidiamo Nere, consideralo fatto. Uccideremo Nere, tanto avevo comunque intenzione di ammazzarlo Nere, non vi dovete preoccupare. E ci ha aperto, vi dicevo, la porta che sta qua dietro dove c'è una ricompensa di fianco alla tizia. Non abbiamo ancora salvato suo marito ma dopo lo andremo a salvare. Alla torre ci andrò a breve ragazzi. Eh? A Karlak ha l'equipaggiamento da Monaco? Beh certo, è la mia monaca quindi al momento quello, quello farò. Qua dentro c'è roba, come vedete: Ombra di Mezzoberranzan, che è un elmo. Ma abbiamo preso un sacco pergamene, pergamena, funghi. C'è uno zaino. Lo zaino me lo raccoglierò anche perché è sempre utile per fare il trucco per i soldi. Ragazzi, qua dentro c'è della roba. Manda l'accampamento. Queste le posso anche buttare via. Prendi tutto. Uh, lo zaino me lo prendo. Sul cadavere pallido ci sono un sacco di cose, tra cui i rituali d'accompiimento. Qua era l'altro modo che avevate, qua ci sono un sacco di, di, di cose. Um, questo è l'altro pezzo di questa. Metallo di ghiaccio, manico di ghiaccio. Ci manca ancora un pezzo, ce ne, mancano, ce ne vogliono due. Una volta che li avete tutti e tre fate uno de, un ottimo bastone. Uh, questo è un diario speciale perché se lo leggete e lo riuscite a uh, rivelare indagando... Con le spore beatificanti e guida è più facile, ma non è un tiro facilissimo. Invece l'ho fatto alla, alla prima. Scoprite anche qua informazioni su... Sulla forgia di Adamantio. Per l'esattezza delle istruzioni che vi spiegano come la dovete utilizzare. Sono ovviamente molto utili. Andiamo da Derrit e compriamo eh. roba. Cioè vendiamo roba in realtà perché è un po' di merda. Questa la posso mandare all'accampamento, non me ne faccio nulla. Questa la mando all'accampamento. Queste gliele vendiamo. L'ombra di Menzoberranzan è ottima per determinate classi perché ti dà sudario delle ombre. Mi sa che la darò a Carlac perché non ha un elmo. Sudario delle ombre la porta. Questo qua è vestiario. Oddio, qua in realtà data a Carlac adesso è utile. Eh. Stivali della velocità ce li teniamo. Resistenza ai danni taglienti, vulnerabilità ai contundenti. Manda all'accampamento. Questa ce la teniamo. Brandello di carne miconide. Me ne faccio abbastanza niente, quindi glielo vendiamo. Preccia di fulmine la diamo da Starion. Qua ho un sacco di, di pergamene che dovrò poi mettere a posto. Eh, questa la dovrò mettere nella, nello zaino delle mie bombe. Antidoto Duergar, abbiamo un po' di tutto. Questo lo mando da Starion. Vabbè, farò un po' di ordine dopo. No, 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 qua no. devo fare tutto così. Farò un po' di ordine nell'equipaggiamento dopo, ragazzi, con calma. Fuori dalla live per renderla meno noiosa. Eh, Termina la conversazione. E basta, dovremmo essere fondamentalmente a posto con tutto. Pieni di soldi. Pieni di roba. Pieni di, di, di cose utili. Anche la lira del ragno. Non me ne faccio un cazzo. Lo mando all'accampamento. Se va alla velocità, come detto, me li devo tenere. Uh, bene, quello che dovevamo fare qua per il momento l'abbiamo fatto. Andiamo all'accampamento e riposiamo. A che punto arriverai oggi? Mi fermo adesso. Piti, in realtà. Uh, faccio quest'ultimo riposo per vedere che evento si attiva. Non è neanche detto che si attivi un evento. Si sì, si è attivato un evento Ah questo è, cari è carinissimo Frettati verso il suono Osservali per vedere se ci sono segni di ferite Stanno entrambi bene Chiamali Sono diventati tutti e due Sono diventati amiconi Ho le spore che mi danno un bonus enorme ai tiri i due sono diventati buoni amici. Accarezza Graffio, accarezza il curciolo di Orso Gufo. Tutti approvano. Siamo tutti felici con un sacco di belli animaletti nel gruppo, fondamentalmente. Quindi abbiamo i nostri due animaletti nel gruppo. Abbiamo finito la, la prima parte della quest dei miconidi. C'è scratch c'è Graffio che ha. Uh, qualcosa in bocca, dai un po' qua, vediamo cosa c'è dentro. C'è una pozione di guarigione, la accarezziamo. Terminiamo la conversazione. Salviamo. E per ora abbiamo fatto quell'urlo inquietante. Era il verso dell'orso gufo. Pit era l'orso gufo che stava giocando con scratch, con graffio. E tu vai lì per capire se si sono feriti o se l'orso gufo è pericoloso per il tuo cane. E poi invece scopri che sono degli amiconi e che l'orso gufo è, è, è puccioso e si vogliono bene. Tutto qua, non c'è niente di. Non c'è niente di che. Comunque, ragazzuoli, abbiamo fatto la nostra oretta e mezza di eh, Baldur's Gate. Come avete visto, siamo andati ancora molto avanti. Abbiamo ucciso il bullet e l'abbiamo rianimato. Poi ci ha quasi ucciso e l'abbiamo riammazzato. Abbiamo completato, abbiamo ucciso i Duergar, E dal, da dove ci sono i duergar c'è la barca che ci può portare nella zona successiva. Abbiamo preso la falara luve, che tra l'altro non ho ancora usato per bene in battaglia. Avrei dovuto, ma ce l'ho e lì ce l'ha a cuore scuro. Abbiamo uh, ucciso i Minotauri. Abbiamo uh, trovato appunto questo accampamento con uh, i mercanti e la quest di Omelum. C'è ancora tanta roba da fare nell'underdark. L'underdark non è pieno di roba come la parte sopra, ma è comunque pieno di roba. Quindi, insomma, c è, c è, ci staranno secondo me. Anche prima di finire l'atto 1, o meglio, prima di finire tutta questa parte dell'atto 1 e arrivare all'atto 2, poi farò anche gli tianchi, eh ragazzi. Farò anche l'asilo gli tianchi, ma lo farò una volta entrato nell'atto 2 tornando indietro. Ehm, però appunto, prima di finire l'atto 1 e passare poi all'atto 2 e fare l'asilo di tianchi nell'atto 2, eh, secondo me un paio di live ancora ce le facciamo. Però stiamo andando avanti abbastanza veloci detto terra a terra, d'altronde sapendo già cosa fare, sapendo già come affrontare tutte le cose, è difficile metterci tanto. Spero di avervi mostrato cose interessanti, è stato bello anche far vedere Boal, che molti se lo perdono, e nulla, un bacione a tutti, passate un buon weekend, stasera Tekken, ok? Ciao, ci vediamo alle 8. Ciao, ciao, ciao.